Buon pomeriggio a tutti. Un po' così ci vedono meglio. Aspetta. Facciamo anche una riprese da mandare poi dopo. Ok. Passiamo un attimino solo. Come avete visto, siamo con Nicola Marrone, che è anche il personaggio che qua per noi significa Hot Race. Giustissimo. Allora, Nicola, raccontaci un po' di questi giorni, primi giorni di gara. Allora, i primi giorni di gara, per quanto riguarda me personalmente, inizialmente non è che andava benissimo. Adesso abbiamo sistemato un po' di cose alla macchinina e diciamo che si andava abbastanza forte. Ovviamente ci sono quei 3-4 lì davanti che sono difficili da prendere, ma comunque ci si prova. E per quanto riguarda le gomme, al momento è una bellissima soddisfazione perché molti piloti stanno usando le nostre gomme e vanno a detta loro, perché se lo dico io ovviamente sono il produttore e quindi conta poco, però a detta degli altri vanno molto bene. Abbiamo fatto una gomma nuova con una spugna nuova e con una lavorazione diversa che probabilmente entreranno in commercio, che stiamo provando da un anno, e probabilmente entreranno in commercio ma faranno parte di una categoria specifica di gomme, cioè non costeranno più al pubblico come quelle che costano adesso, ma costeranno di più proprio perché danno prestazioni maggiori. Questo non lo dico solo io, ma lo dicono anche gli altri top driver che le stanno usando. A livello di classifica siamo sia primi e secondi nell'F2 e siamo nei primi 8 posti negli expert con 3 piloti con 4 piloti diversi, quindi comunque una bellissima soddisfazione. E niente che dire, come cerchio stiamo usando ovviamente il nostro cerchio, c'è chi usa il cerchio entra tutti con i light, ma c'è chi usa il cerchio light, quello morbido, che chi quello duro. E ovviamente la differenza è che con quello duro è un filino più cattiva la macchina, ma ovviamente i top driver vogliono quello perché anche il mezzo decimo qui conta. E per il resto è tutto così e speriamo che domani vada bene e che ci continuiamo soprattutto a divertire. Intanto ti stanno salutando quei ragazzi che sono in chat, abbiamo al momento 150 piloti, 150 ragazzi collegati. Ciao a tutti. E niente, senti, volevo farti una domanda che sto facendo un po' tutti quanti i top driver. Il problema additivi. Che mi dici tu di queste? Allora, io sono sincero, prima di, diciamo, di questa gara qui di additivi ne sapevo niente. E l'ho provato e secondo mio avviso non va meglio, cioè giri come giro veloce, giri uguale, e il passo che con l'additivo è tutto più facile, cioè la macchina diventa più facile, tiene di più, c'ha più trazione, ma non è che si va più forte. Io ho fatto forse una cosa al contrario di tutto il mondo modellistico che si può fare, ho messo per le mie macchine, per le mie caratteristiche di guida, l'additivo solo davanti, e tutti lo mettono solo dietro. Io l'ho messo solo davanti con la bimescola, proprio per farla girare, e questo ha portato migliorie soprattutto sul giro veloce. Sul passo siamo lì proprio perché la macchina è molto molto difficile da guidare. E nell'ultima batteria ho girato con l'additivo solo davanti, e nelle batterie precedenti provavo sia con o senza, sempre davanti. E sul passo era sempre uguale, il giro veloce esce di più proprio perché la macchina è più nervosa, è un filino appunto più nervosa, entra di più e quindi può uscire il giro veloce, ma siamo lì comunque, siamo lì. E una delle soluzioni più grandi comunque che sono state portate qui in gara anche da noi è stata la bimescola,
La Bimesco ha aiutato tantissimo a tutti i piloti che l'hanno provata, perché manca sempre sesto, non ne abbiamo mai di terzo, e quindi con la Bimescola gira molto la di più. La Bimescola praticamente all'esterno, una mescola leggermente più morbida? Sì, tutti quanti la fanno, all'interno morbida e all'esterno più dura, io l'ho fatta al contrario. Io non so perché faccio le cose al contrario, però funziona. Quindi, andava bene, va bene così. Senti, un'ultima domanda ti voglio fare. Sì. A riguardo degli additivi, un po' tutti quanti, quelli che si preoccupano, sono soprattutto i piloti nuovi. E tu sai bene che io ti conosco perché tu sei anche negoziante, quindi tu ci tieni i ragazzi nuovi e giovani, e so che come me anche tu hai timore che questa storia dell'additivo tenga fuori magari i ragazzini che iniziano. Io vorrei fare una cosa nel corso di questa gara. Spiegare ai ragazzini, ai ragazzi, comunque agli inesperti, svelare il segreto di Pulcinella. Cioè, dirgli, guardate ragazzi, se voi proprio volete fare una prova, sappiate che esiste questo additivo. Questo additivo, questo additivo. Nicola, quando lo prova, fa in questa maniera. In maniera tale che voi siete a pari con Nicola. Tanto Nicola so che è un ragazzo sincero, non vi dice cavolate. Allora, proprio per non dirvi cavolate, vi dico che gli additivi, come ho detto prima, ne conosco poco o niente. Quello che so è che quando gliene dovete dare appunto sulla gomma posteriore, tutta la gomma. Su quella anteriore gliene date un quartino solamente il lato interno, altrimenti gira troppo. Io che sono un pochino matto glielo do tre quarti solo davanti. Ma è una cosa mia, secondo me è meglio che non lo provate perché è molto, davvero molto difficile. Poi se volete provare... Gli additivi vostre. Comunque, se gli qualcuno additivi... crede, non è che si vendono dallo spacciatore, gli additivi ce li hanno tutti, Magnoli, sì. Ce li ha S-Hop, anche i negozi di modellismo ormai ce li hanno quasi tutti, esatto. Diciamo che quelli che fanno di più che io ho sentito qui, che sono, vabbè, quello di Romagnoli, famosissimo, c'è quello SRC che va molto bene, e anche quello dell'MLC mi sembra che vada bene. E tutti quelli lì che fanno elettrico, tipo, chi fa elettrico? L'RP, Coral, lì, tutti Coral, questi qui, infatti. Vanno tutti quanti... Sono come tutti come quanti. Si utilizzano? Anche là la gente ha paura, perché dice, madonna, ma come si fa a utilizzarlo? Anche là ci sono diverse teorie. Nell'elettrico si fa in una maniera che non è la stessa, sì, che si usa per lo scoppio. Assolutamente. Nello scoppio c'è bisogno che durino un po' di più questi liquidi, e quindi occorre metterli molto prima, rispetto a... Se si mette un'oretta e mezza prima, io mercoledì quando ero qui per fare la prova, lo misi un'ora prima giusto per provare, sono andato in pista, comunque non andava, però dopo tre giri era finito proprio, cioè, sì. Si vedeva che era finito, ma comunque andava uguali, sia con che senza. Il mio consiglio più grande è non quello di assettare la macchina senza additivo, farla andare il miglior modo possibile e poi provate con e vedete che andate peggio, cioè se non peggio andate uguali, e questo è quello che ho visto io. Soprattutto qui, su piste così gommate, soprattutto su piste così gommate, fate le capriole, cioè cappotta che fa morire altrimenti, secondo mio avviso. C'è una domanda di Massimiliano da Prato che ti dice, con l'additivo sulle gomme la macchina non pattina i primi giri? No, se glielo passi un paio di giorni prima, no. Se glielo passi un'ora prima, fa il primo giro e sembri in Mongolia, quello sì. Infatti tutti quanti i piloti dicono che c'è bisogno di qualche giro, diciamo, per stabilizzare un po' la situazione. Allora, se si è messo prima, vado subito. Se si è messo un'ora prima, ci vogliono un giro e mezzo che si fa la trottola per pista. Guarda, paradossalmente, Nicola, durante la tua intervista è aumentato il numero degli spettatori rispetto all'ultima manche, quindi vuol dire che il tuo intervento tecnico è stato molto apprezzato e credo che anche in chat mi daranno conferma. Penso che una delle cose migliori che faccia Gianluca nelle sue gare è proprio questa, di dare una chance ai piloti di poter parlare con i propri fan e con la gente, perché una cosa sono i giornali, una cosa è parlare davvero. Questo, tra l'altro, accresce anche in popolarità questi ragazzi, perché tu, come sai benissimo, c'è tanta gente che ti stima e ti ammira, sei un personaggio positivo, come sono personaggi positivi tutti questi ragazzi che corrono ad alto livello, quindi ben vengano i personaggi positivi, soprattutto quando parlano di pulizia nello sport come hai fatto tu. Sì, io sono contro, ti dico, personalmente, ovviamente non ve lo posso dimostrare perché io sono qui, non ve lo posso dimostrare, ma l'ho dimostrato a tante persone sotto i box che va uguale, perfettamente uguale, è solo un pochino più semplice, quello è vero,
ma va con le piste così, con pista sporca secondo me va di più perché ovviamente attacca di più a terra, però con le piste gommate dove ci sono le gare di campionato regionale, italiano, provinciale, andate a girare il sabato e la domenica andate uguali, il sabato andrete meglio con l'aditivo, secondo me, però la domenica quando ci sono le garette, ma qualsiasi garetta, anche 20 persone, andrete uguali, cioè, sia con che senza. Va bene, io ti ringrazio moltissimo per la disponibilità e ti aspetto nei prossimi giorni. Va bene, ok. Grazie, ciao, Nicola, ciao, grazie. Ciao.